Bentrovati da Nikos di 3B Meteo, un aggiornamento con il TG di 3B. Dopo il grande caldo africano cambiano un po' di cose nei prossimi giorni sull'Italia, perché si abbassa il flusso atlantico, guardate dal nord atlantico appunto verso l'Europa centrale, e aria un po' più fresca lambirà già domani le regioni del nord, ma più che altro tra mercoledì e la giornata di Ferragosto scivolerà lungo le regioni del centro-sud con venti di maestrale e grecale sulla parte adriatica, e quindi fine del grande caldo africano. Succede poco dal punto di vista meteo, qualche temporale sulla dorsale appenninica nei prossimi giorni, sempre abbastanza buono lungo le spiagge e poi anche le due isole maggiori, Sardegna e Sicilia. Piena estate, qualche temporale invece nelle prossime ore sull'angolo nord-occidentale, ma andiamo a vedere la situazione per martedì, perché anche il nord-est vedrà dei temporali su Alpi e Prealpi che proprio in serata e nottata potrebbero scivolare anche su parte delle pianure tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Attenzione in questo caso a temporali localmente di forte intensità. Cosa succede dal punto di vista termico? Domani ancora giornata bollente, un martedì con valori che sfioreranno i 38-40 gradi all'estremo sud tra zone interne di Sicilia e Puglia. Inizia a calare invece la colonnina di mercurio sulla Sardegna per il maestrale in ingresso e poi gran parte del nord. Ma guardate, mercoledì una giornata con caldo decisamente più sopportabile ovunque. Finalmente si respira grazie al maestrale. Dettagli maggiori sul nostro sito web.